Questo programma è offerto da Domenica e benvenuti a questo ormai consueto appuntamento di Canale 8 con l'informazione attraverso il VG8 7 giorni. La redazione ha preparato i servizi più importanti della settimana. Ricordiamo ad esempio il licenziamento a Bagheria dell'ingegnere Mercadante oppure a Gela la nascita del bambino dal sesso ambiguo. Ma guardiamo i servizi. Bagheria, licenziato l'ingegnere Mercadante. Il comune di Bagheria ha licenziato l'ingegnere Giovanni Mercadante, arrestato lo scorso 9 ottobre, per concussione. La notizia ufficiale è stata diffusa dal sito del comune di Bagheria. Mercadante venne arrestato dai carabinieri con l'accusa di aver intascato 3.000 euro dal responsabile di una cooperativa sociale. Il licenziamento è avvenuto ai sensi dell'articolo 7,9.2 del codice disciplinare previsto dal contratto collettivo del personale dirigente comparto regione ed autonomie locali per commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale nell'espletamento del servizio. Gela, nasce bimbo dal sesso ambiguo. Michele Palmeri, primario del reparto di ostetricia e ginecologia del presidio ospedaliero Vittorio Emanuele, ha confermato la rarità di questa malformazione. Le statistiche dicono che si verifica ad un bambino ogni 5.000 parti. Il neonato è stato trasferito presso un centro specialistico di Palermo, dove i medici nei prossimi giorni dovranno stabilire l'esatto sesso. Palermo, discarica abusiva e amianto, 3 arresti. Gestione di discarica non autorizzata a Palermo, nei pressi di Falsomiele, a poche centinaia di metri da alcune abitazioni. Amianto, materiale di risulta e altre sostanze tossiche venivano sotterrate per evitare i costi di smaltimento, pari a migliaia di euro a discapito della salute dei cittadini. I carabinieri del comando provinciale di Piazza Verdi hanno emesso alcune custodie cautelari nei confronti di Salvatore Ribaudo, 53 anni, e il figlio Claudio, di 25, che attualmente si trovano in carcere. Francesco Ginex, 46 anni, si trova agli arresti domiciliari e Veronica Ribaudo, 29 anni, sottoposta alla misura cautelare del divieto di dimora. Palermo, benzinai multati. Sono a quota 30 distributori di benzina multati dalla Guardia di Finanza per non aver rispettato gli orari di apertura e chiusura sanciti dalla Camera di Commercio. Secondo quanto stabilito, il sabato e il lunedì la metà degli impianti dovrebbe restare chiusa, mentre la domenica dovrebbero rimanere aperti solo il 20% dei distributori di benzina. Un po' come succede nelle farmacie seguendo la turnazione. Ma la Guardia di Finanza ha accurato che molti distributori restano attivi 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Le multe inflitte vanno dagli 840 euro in su. I controlli delle forze dell'ordine si sono poi estesi anche all'esposizione dei prezzi di vendita che devono corrispondere a quelli sulle colonnine e alle manomissioni dei sistemi di misurazione dell'erogazione del carburante rispetto a quello indicato sul display. L'ultimo caso di manomissione smascherato dalla denuncia dei cittadini ha riguardato due distributori, uno in piazza Alessandro Vanni e l'altro in via Leonardo da Vinci. Messina, travolta dal fiume, è ancora in vita. È riuscita a salvarsi la 45enne travolta ieri pomeriggio dall'acqua mentre tentava di guardare il torrente in piena patria a Terme Vigliatore, nel Messinese. Dopo aver lottato contro la corrente, ha riguadagnato la riva ed è stata raggiunta dai soccorritori. Sta bene ed è solo sotto shock. A dare l'allarme, intorno alle 17, erano stati i passeggeri di un treno in transito che avevano visto la donna che aveva con sé una bici scivolare nelle acque del torrente. Regionali in piazza a Palermo. I dipendenti regionali scendono ancora in piazza a Palermo per protestare contro il governo Crocetta. Davanti alla presidenza della regione si sono riuniti in assemblea gli autonomi del COBAS e del SADIRS. Intanto i quasi 20.000 dipendenti regionali in questi giorni hanno ricevuto l'accredito degli stipendi di gennaio. Villa Abate.
oggi Sant'Agata, Unità dei Cattolici. L'occasione della ricorrenza della memoria di Sant'Agata è l'occasione per dare testimonianza dell'unità delle chiesi locali, o meglio delle parrocchie, quali Sant'Agata la Matrice, la San Giuseppe e la più giovane Sacro Cuore di Gesù. Oggi le tre comunità delle tre parrocchie alle ore 17:30 celebreranno la Santissima Messa congiuntamente nella chiesa intitolata Sant'Agata, mentre le celebrazioni nelle altre due chiese non saranno fatte. Questo in seguito ad accordi dei tre parroci che, volendo dare testimonianza nella forma e nella sostanza dell'unità dei cattolici, hanno deciso che nelle ricorrenze importanti di ciascuna parrocchia le altre due parteciperanno alle celebrazioni congiuntamente. L'esempio è stato dato, ora si attende che i tanti cristiani ne emulino lo spirito. Sant'Agata è festa a Catania. Al pari di Santa Rosalia, la festa di Sant'Agata, patrona di Catania, è una delle festività più importanti del culto siciliano da tantissimo tempo e che quest'anno ha avuto inizio l'1 febbraio per concludersi oggi. Alle 7:30 di questa mattina si è svolta la Santa Messa nella chiesa di Sant'Agata all'Abbadia. Alle 10:15 il signor Cardinale Angelo Bagnasco, nonché presidente della CEI, insieme a tutto il clero della diocesi, hanno guidato il corteo liturgico dal Palazzo Arcivescovile fino alla Basilica Cattedrale per il solenne pontificale. Alle 17 di questo pomeriggio è prevista la processione delle sacre reliquie per via Etnea. Sua Eminenza il Cardinale e l'Arcivescovo seguiranno la processione fino a Piazza Stesicoro. Si registrano già i primi incidenti. Proprio ieri mattina una donna intenta a seguire la processione dal suo balcone rimane ferita dopo essere precipitata dal secondo piano a causa del crollo del ballatoio. Palermo, precario, trova 26.000 euro e li restituisce. È l'elogio dell'onestà la storia di Andrea Tarantino, palermitano di 49 anni e precario da una vita a bordo di un traghetto della Tirrenia, dove ha il compito di riordinare le stanze. Il ritrovamento è avvenuto proprio durante il consueto giro a bordo della nave, mentre ripuliva una camera. Tarantino ha trovato il ricco portafoglio sotto un cuscino. Senza pensarci due volte, il precario ha restituito il tutto alla legittima proprietaria, un'anziana turista cinese che lo ha ricompensato con 200 euro. Ma la ricompensa più grande per il nobile gesto arriva direttamente da parte di Ettore Morace, amministratore delegato Tirrenia, che dopo una vita di precariato offre a Tarantino un contratto a tempo indeterminato. Bagheria, nuovo codice di comportamento al comune. Dal nuovo regolamento sul codice di comportamento aziendale del comune di Bagheria, approvato ieri dalla giunta municipale, si evince il divieto di accettare regali per gli impiegati comunali. La proposta del segretario generale, Domenica Ficano, responsabile della prevenzione e corruzione, adesso divenuta realtà, vale per tutti i dipendenti, sia a tempo indeterminato sia determinato. Nei casi di inosservanza del codice è prevista la risoluzione e la decadenza dell'ufficio. Palermo, incendio nell'ex convento alla Magione. I carabinieri, insieme ai vigili del fuoco, hanno salvato due anziani fratelli dalle fiamme divampate all'interno dell'ex convento delle Suore di Madre Teresa di Calcutta, situato in piazza Magione. L'incendio sembrerebbe scoppiato a causa di una fuga di gas. All'interno della struttura, infatti, sono state trovate dai pompieri 5 bombole di gas che i due abusivi utilizzavano all'interno di una stufa per riscaldarsi. Le condizioni dei due fratelli, per fortuna, non sono gravi. Ragusa, 6 arresti per documenti falsi. Un'organizzazione italo-cinese riusciva ad ottenere permessi di soggiorno per gli immigrati producendo documenti falsi. La squadra mobile della questura Iblea ha arrestato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina un cinese e 5 ragusani, compreso un medico dell'ASP 7. Palermo. Incidente frontale tra Pioppa e Borgetto, 2 feriti. Lo scontro, accaduto al chilometro 18, ha provocato 2 feriti gravi e lunghe code di auto tra Pioppa e Borgetto. Il personale dell'ANAS è stato costretto ad attuare il senso unico alternato per ristabilire il traffico. Agrigento, processo per il capitano tunisino. È stato sottoposto a processo immediato il tunisino Khaled Ben Salem, 36 anni, ritenuto responsabile del naufragio di un'imbarcazione clandestina che aveva a bordo oltre 500 immigrati, tra cui ne sono morti 366. La procura di Agrigento ha accusato il tunisino di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, naufragio e omicidio aggravato. Catania. L'emissione di cenere non cessa. L'aeroporto resta aperto. L'Etna non vuole fermarsi. L'emissione di cenere lavica, ripresa martedì, continua incessantemente, ma l'aeroporto Fontana Rossa di Catania non si fa fermare da tale fenomeno, non ritenuto particolarmente pericoloso. L'unità di crisi, convocata dall'ENAC, ha stabilito la chiusura dei settori 1 e 2 dello spazio aereo della Sicilia orientale, ma ciò non influisce sulla funzionalità dello scalo aereo, che non subisce limitazioni. Santa Flavia,
rubati 10 infissi in alluminio. Circa 10 infissi in alluminio sono stati rubati a Santa Flavia, in una casa estiva di Contrada Ficuzza. A fare l'amara scoperta è stato il proprietario, che ha subito presentato denuncia ai carabinieri. Palermo, uniti nella protesta contro l'amministrazione comunale. Sono sempre di più le associazioni, i comitati e le organizzazioni che mirano ad un obiettivo comune: ribadire la sordità del comune. Tra le realtà partecipanti, ANAB, ANDE, ANGELOS e altre associazioni. In questi 20 mesi, numerosi cittadini hanno chiesto gli strumenti e le pratiche di partecipazione necessarie per quel cambiamento di rotta che può garantire ai cittadini la possibilità di vigilare e incidere positivamente sulla gestione dei beni comuni, ma si sono trovati a dover affrontare il muro dell'indifferenza. Si è riscontrata così l'esigenza di creare un comitato allegato che, venerdì alle 11, nell'Aura Rostagno di Palazzo delle Aquile, terrà una conferenza stampa per presentare il proprio punto di vista e le proprie proposte. Quello che diciamo da tempo, si legge nel documento prodotto dal cartello delle associazioni, è che a oggi non risultano attivate le strumentalizzazioni richieste a giugno del 2012 a Villa Niscemi e più volte sollecitate, quali consulte tematiche e di circoscrizione, conferenze cittadine, albo delle associazioni, ma anche molto altro, che consentirebbero una partecipazione concreta e strutturata da parte della cittadinanza alle scelte amministrative. Sembra, per esempio, sempre di più allontanarsi, per motivazioni non certo sconosciute, l'approvazione di un nuovo statuto, alla quale abbiamo lavorato insieme all'amministrazione, che renda la programmazione, la partecipazione e la trasparenza elementi fondati di un nuovo modo di amministrare. Rendi fantastico il momento più bello della tua vita con eleganza, raffinatezza e stile. La Schiera, sala trattenimenti, ristorante e pizzeria. Contrada Piano di Scala a Corleone, strada statale 118, chilometro 40-500, telefono 091 8467 529. You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Ben rientrati in studio, adesso andiamo a vedere insieme cosa è successo nella provincia e particolarmente riguardo l'arresto del sindaco di Calatafimi. Il servizio. Calatafimi, arrestato sindaco. È di stamattina la notizia dell'arresto di Nicolò Crisafulli, noto sindaco di Calatafimi, accusato di corruzione e falsità ideologica. Insieme a lui sono stati arrestati anche Ettore ed Enrico Crisafulli, imprenditori palermitani che adesso sono tenuti a rispondere all'intestazione fittizia di beni. Il GIP ha richiesto gli arresti domiciliari per tutti e tre i condannati, a seguito di una denuncia a carico di un dipendente dell'impresa edile Simaco. Palermo. Blitz dei Forconi a Palazzo Normanni. Un piccolo gruppo di individui appartenenti al movimento dei Forconi si sono finti turisti, hanno pagato il biglietto d'ingresso a Palazzo dei Normanni e sono entrati all'interno della Cappella Palatina, occupandola. Obiettivo del Blitz era riuscire ad ottenere un incontro con il presidente Rosario Crocetta e poter così chiedere una seduta straordinaria dell'Assemblea per parlare dei forti disagi che ogni giorno colpiscono gli agricoltori siculi a causa della crisi. Il gruppo è stato allontanato grazie all'intervento della Digos. Numerosi manifestanti rimasti al di fuori del palazzo, bloccati grazie all'intervento del personale della biglietteria. Messina, sentenza di primo grado, condannato a 8 mesi. Ieri, 6 febbraio, si è concluso il processo di primo grado che ha interessato un uomo di 38 anni che l'11 settembre del 2011, in occasione dei festeggiamenti di Sant'Onofrio a Casalvecchio Siculo, è rimasto vittima di un pestaggio commesso da due uomini. Questi ultimi, selvaggiamente e pubblicamente, lo hanno picchiato aggredendolo con calci e pugni, tanto da rendere necessario il ricovero presso l'ospedale Sirina di Taormina.
Dopo l'accaduto, per i due è scattato l'arresto su disposizione dell'autorità giudiziaria per il reato di lesioni aggravate. Oggi, presso il Tribunale di Messina, si è concluso il processo nei confronti di uno dei due malviventi, Dario Sturiale. Lo Sturiale è condannato a 8 mesi di reclusione e al risarcimento del danno nei confronti della vittima. A deciderlo è stato il giudice Antonio Barbagallo, che ha disposto la pena sospesa nei confronti di Sturiale, incensurato prima del verificarsi dei fatti. Trapani, intimidazione al procuratore Viola. Ennesima intimidazione al procuratore di Trapani, Marcello Viola. La notte fra il 4 e il 5 febbraio qualcuno è entrato nella stanza del magistrato, vittima negli ultimi 2 anni di una pesantissima serie di minacce. La vicenda è stata segnalata al PM di Caltanissetta, che hanno aperto un fascicolo sugli strani episodi accaduti all'interno del Palazzo di Giustizia di Trapani, che hanno avuto come bersaglio il procuratore ed altri magistrati. Ad accorgersi dell'incursione notturna al Palazzo di Giustizia è stato un ispettore che ha trovato aperte le 2 porte blindate che conducono all'ufficio di Viola e quella della stanza del procuratore. Non è ancora chiaro se siano stati portati via fascicoli di indagine. L'incursione nell'ufficio di Viola è solo l'ultimo di una serie di strani episodi accaduti a Trapani, nell'intento di alzare la tensione in procura. Province, arriva il no dell'opposizione. È stato rinviato tutto a martedì. La legge di dismissione delle province è stata incardinata in aula, ma le proteste dell'opposizione hanno fatto saltare l'avvio della discussione. Il presidente Crocetta però si appella a tutti i deputati affermando: «Sono aperto a una discussione politica, troviamo un'intesa larga e approviamo la legge, ma Musumeci è fermo, sull'elezione diretta non torniamo indietro di un centimetro, va mantenuta». La riforma della provincia è approdata ieri a Sala d'Arcole. Lo hanno deciso i capigruppi dell'Assemblea regionale, riuniti con il presidente dell'Assemblea regionale siciliana Giovanni Ardizzone, il vicepresidente Salvo Pogliese e il presidente della Regione Rosario Crocetta. News e approfondimenti nei prossimi giorni per il videogiornale. Alcamo. Cade segnaletica stradale, distrutta un Audi, conducente illeso. Ieri mattina, intorno alle 12, su Palermo-Mazara del Vallo, in direzione Trapani, subito dopo lo svincolo Alcamo Ovest, si è sfiorata la tragedia. Un Audi, condotto da un catanese di 42 anni, è stata travolta da un grosso cartello di segnaletica verticale. Il conducente, a parte lo spavento del momento, è uscito miracolosamente illeso e trasportato dai mezzi del 118 presso l'ospedale di Alcamo per alcuni accertamenti. L'autostrada è stata chiusa per agevolare la rimozione della segnaletica che ha invaso le 2 corsie e riaperta dopo qualche ora. La polizia stradale di Alcamo, dopo i primi accertamenti, ha affermato che la struttura era in cattivo stato di manutenzione. Le cause del crollo sono ancora da stabilire. La Sicilia è una terra che merita di essere raccontata. I siciliani un popolo che merita di essere ben informato. La Sicilia e i siciliani avranno quello che meritano. E questo lo slogan del nuovo portale di informazione trinacrianews24.it. Il sito sarà online da mercoledì 5 marzo. Corrispondenti da tutta la Sicilia. Notizie sempre aggiornate su sport, spettacolo, politica, attualità. Un portale di informazione costituito da giovani universitari uniti non solo per la passione per il giornalismo, ma da un profondo senso civico che li porta verso il bisogno di raccontare la propria terra. Canale 8 Palermo sarà media partner ufficiale. Trinacrianews24.it sta arrivando. Noi siamo pronti. E voi? You sexy, sexy dancer. Ambiente ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Ben rientrati in studio, adesso andiamo a vedere cosa è successo nel quartiere della Vucciria con il crollo di una palazzina, ma anche a Caccamo, dove sempre un altro crollo ha procurato la morte di un'anziana di 82 anni. Inoltre, è un'importante notizia che abbiamo avuto nel fine settimana, quella dello scioglimento del comune di Altavilla Milice per infiltrazioni mafiose. Guardiamo i servizi. Palermo e provincia, crolli e disagi.
parte di una palazzina di tre piani è crollata a Caccamo, in provincia di Palermo, in seguito a un'esplosione dovuta a una fuga di gas. Una donna di 82 anni, Benedetta Sunseri, è stata trovata morta sotto le macerie. Sul posto, in via Massimo D'Azeglio, vigili del fuoco e carabinieri. Il crollo è avvenuto dopo le 7 di questa mattina. Sul posto i pompieri del nucleo SAF e del nucleo cinofili specializzati nella ricerca di dispersi. L'esplosione è stata causata da una fuga di gas e ha mandato in frantumi i vetri delle case vicine a quella crollata. Solo appena due sere fa avveniva il crollo di una palazzina di tre piani alla Vucciria, in quel caso senza vittime, ma è il mercato di voci, odori e colori che Gattuso consacrò nella celebre tela. Oggi è un cumulo di detriti. Altri disagi nel quartiere Oreto. Tanti cittadini stamane si sono svegliati senza acqua ai rubinetti a causa di lavori in corso presso la via Oreto. Palermo. Dopo crollo, murata piazza alla Vucciria. Il comune di Palermo ha disposto la chiusura, con un muro con pietre di tufo, di piazza Garafello, alla Vucciria. Dopo il crollo della palazzina, gli operai, per scongiurare gli incidenti, hanno bloccato gli ingressi della strada. Gravissimi disagi per i proprietari dei pub, che rischiano di non poter raggiungere i propri locali e di non avere più clienti. Il comune di Altavilla Milicia, in provincia di Palermo, è stato sciolto per mafia. La notizia è stata battuta ieri nel primo pomeriggio dall'ANSA. Noi di Canale 8 abbiamo sentito in esclusiva l'ex sindaco Nino Parisi. A lui abbiamo chiesto come ha saputo della notizia dello scioglimento. Guardi, la situazione è paradossale, che io quello che mi avviene fino l'ho potuto conoscere solo tramite le agenzie di stampa e i giornali. Non ho nessun documento, è chiaro che mi sono collegato col sito del governo e ho visto il provvedimento che il ministro Alfano e il Consiglio dei Ministri hanno approvato. Posso dire semplicemente che è un fatto assolutamente allucinante. Non ho mai ricevuto nulla per nessuna cosa. Io quello che apprendo lo prendo dai giornali, non capisco perché lo dico nei giornali e non lo dicono all'interessato. Guardi, io posso dimostrare con le carte che questi elementi validi non ci possono essere. Oltretutto hanno seguito una prassi inusuale, perché generalmente i scioglimenti dei consigli avvengono dopo l'accesso agli atti, la valutazione degli atti di quell'amministrazione. Dopodiché si mandano gli atti al Ministero e il Ministero decide. In questo caso non c'è stato accesso agli atti, seppur io l'ho richiesto più volte, perché voglio ricordare che il 13 giugno dello scorso anno c'è stato un accesso da parte della compagnia dei carabinieri di Bagheria, che hanno prelevato alcuni atti solo per il mio mandato, dal quale si evince in maniera inequivocabile che io non ho mai favorito mafiosi, che nel comune di Altavilla Milicia non si sono fatte mai cottimi fiduciari, bensì bandi di evidenza pubblica, che il geometra Gennaro, che mi accusa che io ho promesso degli incarichi di lavoro con terminologie che non fanno parte del mio vocabolario, tra le altre cose, non ha mai ricevuto un incarico del comune di Altavilla Milicia. Lo stesso ecco come risponde all'accusa del pentito Gennaro. Il geometra Gennaro, che è un pentito, un collaboratore di giustizia, ha voluto consumare bene la sua vendetta e ci è riuscita, grazie anche all'ausilio dello Stato. Al momento in cui, all'indomani del suo arresto, la moglie è venuta nel mio ufficio, ho ricevuto tanta gente, ricevo tutti, non discrimino nessuno, e mi ha detto che il marito era... La moglie addirittura avanzava il fatto che il comune dovesse dare dei soldi alla famiglia. E lei come risponde a questa cosa? Ho risposto: un attimo che verifico con l'ufficio tecnico, la faccio sapere. Ho chiamato l'ufficio, ho detto: c'è la moglie del signor Gennaro accompagnata dal figlio, che sta che dice che il marito è il comune debitore nei confronti del marito per una parcella di un lavoro. L'ufficio tecnico mi ha risposto che non aveva il geometra Gennaro nessun incarico con il comune, al che, con la cordialità che mi contraddistingue, ho detto: guardi signora, suo marito non avanza niente dal comune, quindi non ho nulla da darle, mi dispiace per lei. La signora, uscendo dalla mia stanza, ha fatto una minaccia velata. Non appena la signora è andata via, mi sono recata nella locale stazione dei carabinieri, ho detto al maresciallo, al comandante. L'ex sindaco afferma che in realtà il caso del geometra Gennaro è solo la punta di un iceberg. Ci sono altre motivazioni ben più gravi che lo hanno portato in questa caotica vicenda. Innanzitutto desidererei chiarire che ho vinto l'elezione con 1000 voti di scarto. Il geometra Gennaro innanzitutto poteva contare solo sui 4 voti della sua famiglia, e lo sa tutto il paese. Questo era notorio che non era un grande elettore per quanto riguarda il geometra Gennaro. Quanto riguarda quello che definiscono il capomafia di Altavilla, devo dire che fino a prima di essere arrestato è una persona che era frequentata da tutti, indistintamente, comprese uomini delle forze dell'ordine. Quindi io, siccome nella mia vita non ho mai rinnegato le mie conoscenze, questo è un paese piccolo,
Quando io avevo l'età di 6 anni, qui c'erano 2800 abitanti e ci conoscevamo tutti. E io non rinnego nessuna conoscenza, non fa parte del mio stile, ma nemmeno quando le persone cadono in disgrazia. Se ha delle colpe da espiare, sarà la magistratura a saperlo, a condannarlo e li espierà. Ma questo non significa che uno deve rinnegare le conoscenze. Ecco il messaggio finale che ha lanciato ai suoi cittadini e non solo. Posso dire semplicemente di tenere gli occhi aperti, chi frequentate, quando andate alle urne, chi votate, perché purtroppo nessuno è esente da pericolo. Oggigiorno basta che ti mettano una macchia addosso, basta quello per distruggere la tua vita. Voglio ringraziare tutti quanti i telespettatori della vostra emittente che mi hanno ascoltato per altri versi e adesso mi ascoltano per questa triste vicenda. Li voglio salutare per l'affetto che mi hanno dato. Saluto i miei concittadini, spero di averli serviti bene. Spero di non essere stato un buon sindaco, ma una brava persona. E ricambio tutto l'affetto che mi è stato dato, perché io amo il mio paese, amo i miei concittadini, ho cercato di fare del mio meglio, ho riparato tanti danni, avrei potuto fare anche di più. Non mi è stato concesso. Giudicate voi chi è stato, voi sapete bene chi è stato, quando si ripresenteranno alle vostre porte sapete quello che gli dovete dire. Rendi fantastico il momento più bello della tua vita con eleganza, raffinatezza e stile. La Schiera, sala trattenimenti, ristorante e pizzeria. Contrada Piano di Scala a Corleone, strada statale 118, chilometro 40-500, telefono 091 8467 529. You sexy, sexy danza. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Ben rientrati adesso in studio per la sezione dedicata allo sport e allo spettacolo, con maggiore curiosità sullo scoop che abbiamo avuto nel fine settimana riguardo il Bagheria Calcio, che ha siglato 8 autorreti in 6 minuti nella partita di Coppa Sicilia. I dettagli nel servizio. Bagheria, comunicato stampa sullo scandalo calcistico. La SSD Bagheria Calcio SRL ha dovuto apprendere della sconcertante iniziativa presa dalla propria squadra in occasione della partita di Coppa Sicilia tenutasi lo scorso 5 febbraio 2014 a Petrosino. Nessun dirigente era purtroppo presente in occasione della partita e la società non è potuta intervenire drasticamente come i fatti verificati si avrebbero reso necessario. Dopo aver sentito i propri tesserati, la SSD Bagheria Calcio SRL sente il dovere di dissociarsi dal comportamento inqualificabile ed antisportivo purtroppo assunto dalla propria squadra quel giorno in campo, che non fa onore alla storia della compagine bagherese e della città tutta. In attesa di assumere i necessari provvedimenti nei confronti di quanti si sono resi incredibilmente colpevoli di tanto, non rimane a questa società che chiedere scusa all'intero mondo dello sport, alla FIGC, ai tifosi, a quanti hanno vestito con onore e dedizione questa maglia e alla città intera. Si sente, infine, il dovere di chiedere perdono a quanti credono e lottano giornalmente per i valori dello sport e per la formazione dei giovani. La SSD Bagheria Calcio SRL, per la seconda volta in pochi mesi, si trova a dover fare i conti con il lutto ed il dolore insopportabile, rinnovato oggi dal fango che inopinatamente imbratta la gloriosa maglia nero-azzurra. Palermo. Successo per il concerto alla RAI di Francesco Maria Martorana. Grande pubblico per il concerto conclusivo della rassegna Fuori Colonna, realizzata al Centro Sperimentale di Cinematografia di Palermo dal direttore artistico Francesco Martorana. Un'ora e mezza di musica dal vivo con ben 10 chitarre diverse, magicamente suonate dallo straordinario talento bagherese Franco Maria Martorana. Nella passione per la musica argentina e per il tango in particolare, il musicista è stato accompagnato dalla strepitosa e sensuale voce della compagna Silvia Frittitta. Atmosfera magica che ha toccato punte di vera commozione nel ricordo del giornalista Rai Giancarlo Licata, prematuramente scomparso 3 mesi fa e che nello stesso luogo del concerto lanciò la nuova stagione del format televisivo Mediterraneo.
Termina qui questo tour de force dei servizi più importanti della settimana preparati dalla redazione del VG8 7 giorni. Vi ricordiamo che potete interagire con noi facendoci delle domande e aiutandoci a darvi la giusta informazione attraverso la pagina Facebook VG8 Informazione. Inoltre potete guardarci streaming attraverso il sito www.canale8.tk o attraverso il canale YouTube Canale 8 Palermo. Adesso vi auguro una buona domenica, ci vediamo alla prossima e vi lascio al meteo. Questo programma è stato offerto da cari amici che seguite costantemente il meteo.it, previsione per lunedì 10 febbraio 2014. Attenzione, una fortissima perturbazione colpisce le regioni del nord e l'alta Toscana con piogge molto forti e neve fino a bassa quota sul Piemonte. Vediamo subito il dettaglio. Al nord subito molto nuvoloso con precipitazioni via via più diffuse e attenzione molto forti su gran parte delle regioni. Forte maltempo in Liguria, ovest Emilia, basso Piemonte verso tutte le regioni. Neve più che abbondante sulle Alpi. Al centro si copre subito in Toscana, Umbria, Lazio e Marche con piogge molto forti anche a carattere di temporale su tutta la Toscana, moderate sul Lazio, meno intenso, addirittura più deboli sul resto delle regioni, assenti anche sui versanti adriatici. E le regioni meridionali, a parte una certa nuvolosità sparsa ma diffusa, non vedranno alcun tipo di precipitazione. E la neve, attenzione, molto abbondante sulle Alpi, sopra i 300-500 metri, sugli Appennini sopra i 1200-1500 metri circa, venti moderati o forti meridionali su tutti i nostri bacini. Diamo un'occhiata anche alle temperature, minime al nord e al centro tra lo 0 e i 7 gradi fino a 10 gradi al sud. Di giorno prevediamo 2-6 gradi al nord-ovest, 9-13 gradi al nord-est e al centro fino a 18-19 gradi al sud. Carissimi, l'aggiornamento per il momento si conclude qui. E quando finirà tutta questa pioggia, questa neve e tutti questi disagi a loro annessi? Ecco, le previsioni a 15 giorni sul nostro sito possono darvi una tendenza. Dateci un'occhiata. Arrivederci domani.